La città più cara alla sua infanzia qual è? Messina, perché sono venuto qui proprio subito dopo il terremoto di Messina, 3 o 4 giorni dopo. E quindi tutta la mia infanzia si può dire che si è svolta nella città di Messina. Fino al terremoto del 1908 io sono stato in giro per le stazioncine della Sicilia ed ero a Gela quando mio padre fu trasferito a Messina. Naturalmente la città era distrutta totalmente dal terremoto, non c'erano nemmeno le baracche e noi abitavamo in 2 carri ferroviari. Questi carri si spostavano qualche volta durante la notte sui binari in seguito alle continue scosse di terremoto. La Columera sia un luogo caro a tutta la mia infanzia. Mi ricordo questo paese con un cipresso, una rocca medievale e delle miniere di allume. E io andavo spesso nei periodi di vacanza a fare i bagni sulla spiaggia di Rocalmeno. E a fare i bagni e a meditare come si può meditare nell'infanzia, tragicamente, cioè.